C'è chi lo ha definito una sfilata parata, chi ha detto che era stato convocato con un anno e mezzo di ritardo. A dire proprio la verità, la sensazione di chi vi parla e soprattutto era presente è stata proprio questa sul Consiglio Comunale di Arezzo aperto sulla vicenda di Banca Etruria. Più che l'occasione per approvare un documento all'unanimità che impegnasse il governo a correggere il tiro e dare spazio ai cittadini, il Consiglio è sembrato davvero un'ottima occasione per fare campagna elettorale. Consiglieri regionali, esponenti di partito e chi più ne ha più ne metta che si sono sperticati in interventi che hanno persino toccato la sovranità monetaria e la lira, che era meglio dell'euro. Chi vuole può leggersi i verbali. Cosa possa entrarci tutto questo con una banca decotta, con tutta probabilità da una gestione scellerata, francamente ci sfugge. Ma chi ed in quale misura abbia avuto responsabilità nel fallimento di Banca Etruria ce lo diranno le prossime inchieste condotte dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi. Intanto ci pareva doveroso rimarcare che in un consiglio comunale aperto ai cittadini forse appunto dovevano essere proprio loro i protagonisti e così, secondo il nostro modesto parere, non è stato, almeno non quanto ci aspettavamo. Ed è proprio contro la politica che oggi i risparmiatori azzerati puntano il dito, quella stessa politica che è pronta a difenderli ma che ha creato inevitabilmente figli e figliastri. Dopo un anno e qualche mese si sono aggiunti addirittura altri istituti di credito in difficoltà che hanno già attinto, stanno per attingere a risorse di sistema, già erogate per alcune banche dalle spalle più larghe, diciamo così, se non addirittura da denaro pubblico, come nel caso di Monte dei Paschi. Se si considera che l'azzeramento dei risparmiatori viene dapprima giustificato con l'entrata in vigore di una nuova normativa ormai famosa a molti, il famoso bail-in, che dal gennaio 2016 entra in vigore proprio per far sì che le banche in qualche maniera in caso di difficoltà fossero salvate dall'interno e non più dall'esterno e quindi a carico dello Stato, appare ancora più paradossale la situazione in cui si sono trovate le nostre quattro banche e Banca Etruria. E cioè si anticipa addirittura un provvedimento, una normativa europea, azzerando quindi i risparmiatori quando ancora non era in vigore, e poi nel caso del Monte dei Paschi, quando già questo provvedimento era in vigore, invece si ignora, perché si dice che alla fine nel bail-in, in realtà la stessa normativa del bail-in prevede in situazioni eccezionali la possibilità di ricorrere in ogni caso alla penalizzazione di azionisti ma anche all'aiuto pubblico. Appare evidente quindi che il discorso delle normative europee, del too big to fail, cioè il troppo grande per fallire, eccetera, siano tutte scuse. In realtà dietro l'azzeramento di questi risparmiatori e dietro la risoluzione di queste banche ci fosse stata una decisione politica. Che perlomeno gli emendamenti al cosiddetto decreto salva risparmi possano essere approvati e possano porre rimedio a quello che fino ad oggi non è stato tradotto dalle parole ai fatti.